Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro arrivo a Toadopoli e Mario che ha mangiato qualcosa che gli ha fatto un po' male, diciamo. Dobbiamo proseguire di qua ed eccoci tornati a Toadopoli. Lo so che lui è un cafone, mi dispiace signorina. Allora, dobbiamo tornare all'ambasciata. Ma c'è qualche problema. Luigi, tutto bene? Hai voglia? Che è successo? Come? Non ti ricordi quel che hai fatto? Davvero non ricordi? No. Ho saputo che sei andato alle rovine sghignazze per trovare l'erba esilarante per Mario. L'hai trovata? Cacchio! Wow! Eccola qui! Erba esilarante, davvero! Sei andato alle pericolose rovine sghignazzo tutto da solo! Luigi, sei incredibilmente coraggioso! Dalle tue parti sarai sicuramente un mito! Fra l'altro, cos'è questo rumore minaccioso? Potrebbe essere successo qualcosa all'ambasciata! Luigi, non dovresti andare ad aiutare il povero Mario! Certo! Andiamo subito! Luigi! La principessa Peach! Luigi! Ecco appunto. Bowser! Chi? Bowser? Credo che hai sbagliato persona. Io sono Degno Bowser. Mamma mia. L'energia della strega ghignarda si è riversata nel re dei Koopa. Il corpo è quello di Bowser ma la mente della strega ghignarda. Non serve la voce ora. Ruberò l'intera principessa Peach. Luigi! Ridateci la principessa! Mario! Mario! Abbiamo bisogno! Spero di salvarti! Eccoti l'erba, Mario! Non diventare un fagiolo! Che bella quell'animazione! È successo un casino! Mario, la principessa Peach! Mario, Luigi, mentre eravate occupati nelle vostre faccende è successa una cosa terribile! La nostra aspettativa di vita sembra accorciarsi! Sua Altezza! Ah no, era lui. Bowser? No, la strega ghignarda! No, Ghigno Bowser, ha inviato un messaggio! Da un Game Boy, tra l'altro. Non penserei mica di sconfiggermi così facilmente. Bene, ti riferirò il messaggio soltanto una volta. Ascolta con attenzione. Se vuoi la principessa Peach ritorni sana e salva, recupera i 4 pezzi del fagiolo stella. Quando li avrai recuperati tutti ti contatterò di nuovo. E come farai a saperlo, scusami? Oh, come è potuto accadere? Per questa volta ci hanno sconfitti. Non c'è niente da fare. Per il momento eseguiremo l'ordine di recuperare i pezzi del fagiolo stella. Io conosco a grandi linee le zone in cui sono caduti i differenti pezzi del fagiolo stella. Ah sì? 1, 2, 3 e 4. Ho segnato le zone in cui sono caduti i pezzi. Sarete voi fratelli a raccogliere tutti i pezzi o prima sarò io il più veloce? Facciamo una gara. Le 99999 monete fungo saranno mie se vinco. Ah certo. Io non penso proprio di perdere. Via! Luigi. Del culo. Signor Mario, signor Luigi, contiamo su di voi. Ho l'impressione che troverete subito i fagioli stelle caduti nel Val Sorriso. E se io non volessi andare al Val Sorriso prima? Vi consiglio di cercare questo pezzo del fagiolo stella per primo. Oggi i sensi di Maestro Todd sono allerta. Va bene. Allora, in realtà... sì. Dobbiamo per forza andare prima da quella parte. Mannaggia.
Stavo pensando se in realtà potevo andare da un'altra parte prima, ma in realtà devo per forza andare da quella parte. Il modo più veloce per arrivarci è arrivarci a piedi. Non serve neanche andare a prendere il tubo. Vorrei solo vedere, ecco, una cosa velocemente. Vediamo se i due fratelli qua... No, è ancora presto per potenziarci il martello. Al prossimo giro. Allora, rieccoci a Val Sorriso. Dobbiamo andare da questa parte. La strada che abbiamo fatto l'altra volta. Oh, aspetta. Mi ero perso una X l'altra volta. Ottimo. Ed eccoci dove eravamo l'altra volta. Al portello di questa nave. Oh, dunque questa è la cosa che è piovuta dal cielo e ha colpito il portellone. Sì, ne sono sicuro. E ora il portone è rotto. È una bella seccatura. Già. Comunque nel frammento scaturisce una luce abbagliante. Non so cosa sia, ma per ora mettiamola nella stiva. Ridateci il pezzo! Mannaggia, ci hanno fregato il pezzo sotto gli occhi. Facciamo un salvataggio. Nave Ridolina entrata. Vediamo. Ascoltate e vi stupirete! Questa nave è famosa in tutto il mondo per il nome di Ridolina. Il motivo? Trasportiamo la gazzosa Ridolina, ovvio, no? Stupidi! No, era stupidi, che cacchio, perché mi sono insultato da solo? Oh, che palle, vabbè, dai. Arriviamo a 30, di più dell'altra volta. 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, no, 36! Ah, vabbè, abbiamo superato il record. L'altra volta era 31, 32, qualcosa del genere. Comunque, eccoci dove dovevamo arrivare. Quel tipo laggiù, il mozzo Gandosso, ha bevuto troppo gazzosa Ridolina. Le sue ossa sono gelatinose e non riesce più ad uscire dal muro. Ottimo, un genio insomma. Dicono che il mozzo Gandosso è diventato un... Inuicic. Boh, la crepa del muro diventa sempre più grande, eh? Non capisci la parola Inuicic? Prova a leggere al contrario. Ah, ciccione. Oh no. Ehi, il pezzo della stella. Ehi tu, per poter entrare occorre un abbonamento. Per ottenere l'abbonamento devi fare qualcosa di utile per questa nave. Ottimo, vediamo qua se c'è qualcosa, ciao. Ah, il capitano, buongiorno. Cosa? Vuoi sapere perché questa nave si trova nel deserto? Beh, si tratta di questo. La nave è affondata. Da allora è passato tanto tempo finché a un certo punto il mare è diventato deserto. Nel frattempo anche i nostri corpi si sono trasformati. Non ci restano che le ossa. Ah beh, bella situazione, capo. E guarda un po', ci sono degli oggetti. Oh, ok, un fungo cura, vabbè. Niente di eccezionale. Va bene, non ci resta che fare qualcosa per questa nave, allora. Un impiego di concetto come questo mi fa venire il mal di testa. Non fa per me. Infatti, questo è il motivo per cui i zoticoni hanno problemi con questo lavoro. Voi invece... Oh, giusto in tempo, eravamo proprio a corto di personale. Voi due non avreste intenzione di lavorare? Sì. Bene, allora, venite qua. Magari tutti i lavori fossero così semplici e divertenti. Sono Binky, piacere. Se riuscite a vincere 10 punti barile diventerete miei protetti. Vincete voi, vinco anch'io. Che ne dite di una sfida barile? Va bene. Allora, oh cavolo. Ok, non mi ricordavo più come funzionava, scusatemi. No, ok. Di qua. Di qua, di qua. Di qua, ok, perfetto. Ho sempre fatto schifo in questo gioco io, eh. Quindi, scusatemi se ci metto un attimo di più. A parte che sta combinazione era terribile. Questa combinazione era veramente orribile. Qua. Ok, perfetto. Siamo già a un punto e siamo ben lontani dal vincere, cazzo. Era orribile questo giro. Ok, due punti. Abbiamo ancora 120 secondi. Mannaggia. No, aspetta, facciamo così. Ok, perfetto. Ho sempre odiato sto minigioco io. Allora facciamo così. Ecco fatto. Perfetto, dovremmo esserci.
altri. Siamo a 4 punti, siamo a 4 punti. Forza, 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 dai che ce la facciamo. Allora, uno di qua. Ancora uno. No, mannaggia. Ok, aspetta. Ok. Cacchio. Aspetta, facciamo così. Tu torna su. Ecco fatto. Me ne serve uno rosso. Uno rosso. Perfetto. Un altro rosso me ne serve. Perfetto. Ecco fatto. Siamo a 7 punti. Ho ancora un minuto. Ah! Dannazione. Cacchio, cacchio, cacchio. Di qua. Di qua. Di qua. Ok, 9 punti. Ancora uno. Ancora uno. Via. Mi servono rossi. Mi servono rossi. Vieni. Via. Giù. Ok, 10 punti. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Allora, tu via. Come cacchio ci arriviamo? Uno blu. Facciamo così. Facciamo così. Ecco. Ok, me ne serve uno rosso. Ecco fatto, perfetto. E un altro blu, ottimo. Siamo a 12 punti. Vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Ok, vediamo. Ah, cavolo, ce la stavamo per fare un altro rosso. Fino a là. Oh, oh, niente male, amici. Da oggi sarete i miei protetti. Contenti? Certo, capo. Grazie per il vostro lavoro. Per fortuna ci avete aiutato. Come ricompensa per il lavoro prendete questo. Hai ottenuto l'abbonamento. Se vi venisse ancora voglia di lavorare, passate di qua. Dei bravi lavoratori come voi sono sempre benvenuti. Certo, capo, grazie. E allora facciamo un salvataggio e andiamo a mostrare l'abbonamento. Oh, come? Hai ottenuto così l'abbonamento? Bene, ora ti conosco e mi ricorderò di te. Eh certo, come no. Ehi, ubriacone di gazzosa. Portare il frammento nella stiva è una buona idea, ma dove lo rinchiudiamo? Ehi, ci serve! Oh, cosa? Dite che forse questo è un pezzo del fagiolo, Stella? E che voi siete venuti fin qui per prenderlo? Ah, davvero? Volete questa cosa? Beh, ve la potrei anche dare, ma c'è un problema. Il nostro portellone si è rotto e il danno va riparato. Quindi non ve lo do gratis. Bene. Vedete lì mozzo che andosso? Fatelo uscire dal muro. Se ci riuscite vi darò quello che volete. Queste sono le condizioni del nostro scambio. Hic! Le bolle della cacciosa mi fanno frizzare le ossa. Volete farvi un sorso della mia compagnia? Ciao capo, come lo ritiriamo fuori? Venite, guardate mozzo candosso, guardate come si è ridotto. Ha bevuto troppa gazzosa ridolina e non riesce più a passare dal muro. Ha persino dimenticato dove ha messo l'esplosivo per il muro. Non si può proprio aiutarlo, cosa succederà a mozzo candosso? Dove cavolo è l'esplosivo, eh? Che sia qua sotto, magari? Abbiamo appena fatto delle riparazioni di emergenza sul pavimento, non saliteci sopra. Aspetta, ecco fatto. Oh, ma guarda, la dinamite. Benissimo, mozzo, spero che tu sia pronto. Fire! Fire! Sì. Eh beh, bella idea del cazzo, ragazzi, eh. Aiuto! Ciao! Oh, cosa succede? Che capitano! È il mare! È il mare vero! Oh, finalmente Anna Veridonina riapica ancora! Yuhu! Ah! Aiuto! Emergenza, SOS, emergenza! E questa è stata l'ultima... l'ultima virata della nave Ridolina. Bella, eh? Porca troia, certo che marinai esperti, ragazzi, marinai esperti. 200 anni chiusi in una nave per finire ridotti così, bravi.
Allora aspetta che facciamo prima a fare così, veramente. Allora, prima di andare a inseguire il fagiolo stella, c'è qualcosa da questa parte? Allora, c'è un tubo giallo. Vediamo dove finiamo, giusto per curiosità. Ah, ok, ok, finiamo direttamente qua, ottimo. Siamo vicini casa allora. E allora facciamo un salvataggio. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!